Bene, è chiusa la votazione. La Camera approva per 19 voti di differenza. Onorevole Baldelli, adesso ovviamente siamo a fine seduta e quindi può intervenire. Sì, Presidente, soltanto una puntualizzazione. In questo ruolo che noi abbiamo e che in parte. Scusi solo, questo adesso formalmente sto sbagliando io, il provvedimento si intende così rinviato alla seduta di domani dopo il seguito dell'esame del disegno di legge 3290. Prego, onorevole Baldelli. Sì, Presidente, ciascuno di noi che svolge l'incarico di vicepresidente con la delega all'Aula o di segretario d'Aula spesso compie un lavoro a tratti ingrato, che io rispetto in ordine al lavoro che svolgono i miei colleghi. Quello che io non credo di poter tollerare, Presidente, in nessun caso, è che si dica che io dico cose false, perché io non ho detto cose false. Io ho semplicemente chiesto alla Presidenza di sondare pubblicamente in quest'Aula i gruppi su una proposta ben precisa, che non significa dire il falso. Mi spiace, non fa onore alla dignità e al rispetto che io presto all'onorevole Giachetti il fatto di essere accusato di aver detto il fatto, perché chi conosce il lavoro che io svolgo in quest'Aula e fuori conosce la mia correttezza. L'onorevole Giachetti può avere a che ridire su accordi o non accordi intercorsi, ma non si può permettere di accusarmi di dire il falso in quest'Aula, perché questo non è vero, Presidente. Grazie. Onorevole Giachetti. Io non replico all'onorevole Baldelli, le chiedo solo di essere lei a tradurmi in italiano, affermare che alle 7 meno un quarto si viene a sapere che c'è la riunione del gruppo del Partito della Libertà con il Presidente Berlusconi, se è... No, Presidente, posso parlare anch'io, penso, prima che lei prepara a rispondere. Se Ai questo... colleghi di almeno di lasciare ascoltare la Presidenza, è quello Se che questo dice il... appartiene, diciamo, a una stravaganza, o a chissà cos'altro, o dire una cosa non vera. In italiano una cosa non vera è una cosa falsa. Tutto qua. Se posso però riconoscere a tutti coloro che svolgono un lavoro delicato e faticoso, quale quello di vicepresidenti, sia di tutti i gruppi di responsabili dell'Aula, questo mi sembra che tutta l'Assemblea debba a voi tutti la gratitudine per il lavoro ovviamente che fate.